È un'operazione che attesta chiaramente che questi sono fenomeni transnazionali che vanno, come dire, guardati anche dal punto di vista dell'azione di contrasto con metodologie e trattati con metodologie transnazionali, quindi da qui l'importanza della cooperazione di polizia come in questo caso. È una rotta purtroppo consolidata che, come dire, vede questi passaggi dall'Italia, che non è però il paese di destinazione di questi poveracci. Il tema è che esiste un'organizzazione transnazionale che sfrutta, che è basata su diverse cellule. C'era questa cellula che noi abbiamo individuato nel nostro territorio e che si avvaleva anche di personaggi che stavano in territorio estero. Abbiamo collaborato con la polizia croata, con la polizia slovena per disarticolarla. Questo non ha chiaramente limitato e non limiterà nel breve periodo, come dire, il flusso dei migranti, ma serve a creare una conoscenza dal punto di vista investigativo e repressivo che ci possa pensare di fare traguardare un contenimento maggiore di questo fenomeno.